stiamo svolgendo una bella iniziativa per celebrare Dante. Quindi questo è l'unica cosa che si deve sapere. Poi vedrete il lavoro concluso. Reciteremo vari parti della Divina Commedia, partendo dall'inferno, arrivando poi in paradiso, che verrà celebrato appunto al Duomo. Adesso siamo qui nella galleria, siamo pronti a recitare l'entrata all'inferno. E niente, siamo abbastanza emozionati, a dire il vero. Noi praticamente non dobbiamo fare niente. Dobbiamo ripetere quello che dice lui. Io leggerò la prima parte del terzo canto, La Porta dell'Inferno, e loro, come diceva lui, ripeteranno alcune parti specifiche. Bene, fammi vedere questa prima parte. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va nella nebbia d'argento. Diverse lingue, orribili favelle, parole di dolore, accenti d'ira, voci alte e fioche e suon di manconelle, facevano un tumulto, il qual s'aggira sempre in quell'aura, senza tempo tinta, come l'arena quando turbo spira. Ora dobbiamo andare in biblioteca magistrale, al liceo, rappresenta il luogo della conoscenza per eccellenza. E quindi lì leggeremo l'orazione picciola di Ulisse ai suoi compagni, dove c'è il monito, fatti non fosse a vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza. Io devo leggere. Vediamo nel cuore dell'inferno qui, quindi musica Mozart, Requiem di e Sire, quindi un pezzo esplosivo. Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi, mormorando, pur come quella cui vento affatica. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Vuol dire comunque che l'uomo, nonostante sia appartenga comunque al mondo animale, sia superiore a questi proprio perché è dotato di ragione e deve sfruttare al meglio la ragione, quindi non seguendo i vizi e gli istinti, ma coltivando appunto la propria conoscenza, andando spinto dalla curiositas per conoscere sempre di più e quindi arricchirsi, perché comunque il vero arricchimento poi è quello culturale. Io ho musica di scienza, di molte cose. Lo studiava Dante, lei? Sì, certo. La sai tutta a memoria? In parte sì, cioè l'ho imparata, però meglio leggere. Quindi in Dante Divina Commedia quanto il voto? Non lo so, fino ad ora ho avuto 9, poi non lo so. Ahi, serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiere in gran tempesta, non donna di provincia, ma bordello. E se licito me? O sommo Giove, che fosti in terra per noi crucifisso, sono i giusti occhi tuoi rivolti altrove, o è preparazione che nell'abisso del tuo consiglio fai per alcun bene, in tutto dell'accorgere nostro uscisso? Che le città d'Italia tutte pien son di tiranni, e un Marcel diventa ogni villan che parteggiando viene. È la mia Divina Commedia, sì, poi è rilegata nella mia libreria in bella mostra. Quindi non si cede. No, si cede, poi si posa. Stiamo andando sul Sagrato del Duomo per fare la quarta parte, il Canto del Paradiso, il 33° canto. Tu sei vestito da? Da San Bernardo. No, il cane, il santo, ovviamente. Accompagna Dante nell'ultimo tratto, insomma. Bene, accompagnami allora, andiamo. Se non sono Dante. Adesso tocca ai bianchi. Sì. Siete pronti, bianchi? Sì, certo. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. E io, che mai per mio veder non arsi, più che ho fo per lo suo, tutti i miei prieghi ti porgo, e priego che non siano scarsi, perché tu ogni nube li dislieghi, di sua mortalità copriechi tuoi, sì che il sommo piacer mi si dispieghi. Ancor ti priego, regina, che puoi ciò che tu vuoi, che conservi sani dopo tanto veder gli affetti suoi. Vinca tua guardia
i movimenti umani. Vedi Beatrice, con quanti beati, per i miei prieghi, ti chiudono le mani. Bravissimi, non ho neanche parole per dire quanto sono stati in gamba, quanto hanno sopportato e quanto mi hanno supportato in questa, nella scelta e poi nella, nel portare a termine questa iniziativa bellissima.